ricordo quando un bambino italiano che in tedesco lo stavano inseguendo, si era nascosto in un forno di un fornaio. Allora lui non lo vedevano perché si era, perché più o meno non era fatto così. Così a corno, c'era la partita che si vedeva e quindi no. Lui si era nascosto lì, ma lui era un po' intelligente, accese il fuoco nel forno e il fuoco si impiasse tutto e dopo se andò via. Il bambino si è salvato anche se era bruciato, aveva la schiena tutta, aveva quasi tutto il corpo davanti bruciato, si era nascosto così. Mio nonno insieme a degli amichetti erano a giocare, avevano 7 anni, dicevano. Sì, sempre lì dalle parti di vicino a Sant'Anna, dove appunto sentirono gli spari, però lì passò un tedesco lì vicino e loro erano tipo a giocare in una specie di boschettino così e salirono su un albero per nascondersi con un sasso. Quando questo tedesco passò lasciarono cascare il sasso, fecero svenire, saltarono giù e gli sfondarono la testa al sassato e l'ammazzarono. Quello più piccolo, che aveva tipo 4-5 anni, parlò più per 3 mesi.